Mino Greco, questo congresso è anche e soprattutto una grande occasione per fare un bilancio, no? Della tua gestione da segretario e quindi della Will Trasporti e per parlare delle criticità purtroppo ancora presenti in un settore importante e nevralgico, no? Della città e del territorio. Ebbè, gli aspetti positivi ce ne sono anche in prospettiva. Sì, diciamo che in questo periodo di pandemia si è aggiunto la crisi della guerra, quindi ci troviamo ad affrontare il congresso in questo periodo molto particolare. Diciamo che in tutto questo periodo comunque la Will Trasporti è stata la categoria che non si è mai fermata perché comunque dovendo garantire servizi pubblici essenziali come trasporto, igiene ambientale e quant'altro, non ci siamo mai fermati, quindi siamo stati sempre attivi. Il congresso è un momento di confronto, è un momento di analisi politica. Ci sono molti delegati che stanno intervenendo, ci stiamo confrontando rispetto alle problematiche dei vari settori, come ci sono anche alcuni rappresentanti di aziende e di istituzioni. È un momento di confronto, è un momento di trarre le somme per dare risultati. Noi auspichiamo, io auspico che il nuovo gruppo di dirigente che formerà la Will Trasporti avrà una nuova grinta, un nuovo impulso per affrontare le problematiche che ci saranno, che non sono di poco conto, come la transizione energetica per quanto riguarda la centrale Enel, quindi il sistema della decarbonizzazione e il PNRR. Il sindacato non può essere escluso da queste discussioni. Ecco, è diciamo un settore che riguarda le infrastrutture, perché questa città, questo territorio, Mino Greco, hanno bisogno, no, di ulteriori strutture e di ulteriori infrastrutture. Diciamo che serve un piano di infrastrutture, un piano di collegamento delle infrastrutture. Avendo una città con la ferrovia, con l'aeroporto e con un porto che non sono collegate tra di loro, che non c'è un piano di trasporti anche regionale, mette in seria difficoltà un po' tutti gli investitori che vorrebbero venire sul territorio brindisino. Diciamo che noi chiediamo maggiore attenzione alla politica locale, nazionale e anche quella regionale, che sia da sollecito per creare investimenti e creare queste infrastrutture che a noi mancano. Ecco, un'ultima domanda, Mino, dal punto di vista personale, no? Perché si parla di progetti, quando si fa un'intervista a un sindacalista, mi posso permettere, però alla fine poi la base di tutto sono delle esperienze personali, no? Che cosa ti ha dato questa esperienza? Lo ricordiamo, tu sei segretario uscente, questa esperienza da responsabile, no? Di un settore così delicato. Mi ha dato l'esperienza di confrontarmi con le persone, stare a fianco alle persone, e sentire la responsabilità delle problematiche delle persone. Mi ha fatto crescere, probabilmente, l'ambizione di ognuno di noi è sempre più alta, ci porterà a fare nuove esperienze e, come ho detto prima, auspicando che il nuovo gruppo dirigente faccia meglio di quello che si è fatto in questi anni. Ok.